La società 2000 Watt nasce come idea da quel centro di cultura che è il Politecnico di Zurigo in Svizzera. L'idea di cominciare a costruire anche nei paesi sviluppati una società sostenibile che preveda un'equa distribuzione delle risorse energetiche a disposizione dell'umanità sulla Terra, sia attuale che futura. 2000 watt perché era allora, 10 anni fa, quando nasce l'idea, il consumo medio per abitante sulla Terra. Il petrolio non era a disposizione di tutti, se dovesse essere equamente suddiviso, corrisponderebbe a questa quantità di energia all'anno. Questa idea, un po' tecnocratica, un po' svizzera, però cerca di conciliare fin dall'inizio due aspetti molto interessanti. Il primo, il tenore di vita. Perché gli svizzeri non ci rinunciano assolutamente, deve rimanere della stessa qualità e non deve arretrare, anzi deve crescere possibilmente. Secondo tema, se con l'efficienza, se riusciamo a mantenere il tenore di vita, anzi incrementarlo, e ridurre così tanto i consumi di energia fossile, il ruolo delle rinnovabili può diventare prevalente e quindi garantire la sostenibilità per le future generazioni. Da qui nasce l'idea tutta svizzera delle città sull'energia e di un sviluppo locale che ha questo come perno, questo come obiettivo, con parametri certi, con punti di riferimento di transizione interessanti. L'Europa è arrivata dopo. L'ha chiamato Patto dei Sindaci 2020-2020, la prospettiva al 2030-2050 di riduzione dell'impatto climatico e come chiave di lettura di tutti gli impatti ambientali conseguenti.